Ragazzi, allora oggi vi faccio ascoltare il suono di questo strumentino piccolo ma dal suono molto molto profondo. Si tratta di un Ashbury Bass, non penso siano attualmente in produzione, probabilmente era stata una sorta di esperimento. Questo qua è marchiato The Armond, l'ha fatto anche la Guild, ne ho trovati diciamo di due o tre marche differenti, però si tratta sempre dello stesso strumento. Allora, come funziona? Innanzitutto ha delle corde normalmente in silicone, quindi sono molto molto più grandi di quelle normali, però la cordatura che mantiene il basso è sempre quella standard di un basso elettrico, quindi Mi, La, Re e Sol. La tastiera è fretless, cioè è soltanto disegnata, quindi essendo non una scala corta, ma veramente cortissima, è molto difficile da suonare. E questa è una, diciamo, delle prime magagne che ha questo strumento. Nel senso, secondo me è uno strumento molto valido, però ha alcune limitazioni su cui bisogna ben ben pensarci comunque prima di acquistarlo. Vista anche che il prezzo non è proprio economicissimo, penso che sull'usato si trovi sui 300 euro, immagino. Adesso non ho più controllato, ma ricordo una cifra, più o meno quella cifra lì. Allora, l'altra magagna abbastanza grossa, diciamo, è quella della cordatura. Essendo corde comunque in silicone con una tensione minore dell'acciaio o del nickel, hanno una tensione minore e quindi tendono a scordarsi di più. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione alla cordatura e all'intonazione quando la si suona. Chiaramente è suonabile nella prima ottava, perché nella seconda i tasti sono talmente ravvicinati che io ho anche le mani grosse, però diventa improponibile una buona intonazione sulla seconda metà. Quindi viene utilizzato principalmente sul basso, e in effetti questo suono profondo è incredibile per uno strumento così piccolo, avere un suono così grosso che ricorda comunque in alcune frangenti un pochettino il contrabbasso. Chiaramente ci va totalmente un'altra tecnica, è totalmente diversa la cosa. Però comunque il suono potrebbe ricordare. Veniamo all'elettronica, molto interessante. Volume spento e acceso. Poi bassi, adesso era a metà, adesso li ho tolti, vado a inserirli, metà, li tiro ancora su. Quindi possono intervenire in maniera importante. Adesso li ho rimessi a metà. Toni, chiudo. Apro. Aperti mi fanno sentire il suono di più il suono del dito. Quindi in base a cosa volete ottenere potete chiuderli o aprirli a piacere, quindi questa elettronica riesce a farvi trovare, secondo me, un suono che possa piacervi. Bene, grazie a tutti, spero di avervi incuriosito con questo bel giocattolino all'apparenza semplice.
ma in realtà molto difficile da suonare. Grazie a tutti, vi chiedo sempre come al solito un mi piace, una condivisione sulla vostra pagina, sul vostro canale. Lasciatemi un commento o qualche domanda. Grazie ancora a tutti, ciao, buona musica. Carlo.